In Toscana i migranti residenti sono 424.215, pari all'11,5% della popolazione, con un'incidenza superiore alla media nazionale che si attesta all'8,8%. I minori rappresentano il 19% della popolazione, le imprese condotte da imprenditori stranieri sono 60.000. Sul fronte degli occupati, i lavoratori stranieri sono quasi il 12%. Questo è il quadro che emerge dal dossier statistico sull'immigrazione del centro ricerchi IDOS presentato a Prato in occasione dell'incontro Costruire il futuro organizzato dalla diocesi, dalla cooperativa CAT e dal comune. Costruire il futuro vuol dire pensare al, esattamente, a guardare avanti, pensare avanti assieme come sia possibile incrementare ulteriormente queste politiche che hanno reso possibile una forma di convivenza che non è evidentemente perfetta, che non è il migliore dei mondi possibili ma che è in grado di attutire l'impatto sulla vita di ciascuno anche che delle persone che arrivano, non soltanto delle persone che stanno sul nostro territorio. Il fenomeno dell'immigrazione viene letto anche in chiave economica. E per Prato c'è una grossa novità. Bisognerebbe riflettere maggiormente su quelli che sono i fabbisogni del distretto in termini di professionalità, quindi di lavoro, di formazione di lavoro. Abbiamo un settore dell'abbigliamento che non è, rappresentato, non è rappresentato negli organismi di rappresentanza di interessi, Confindustria, Artigianati, un po' di più negli artigiani, ma non lo è nemmeno nel sindacato. L'altro risvolto riguarda la scuola e soprattutto il fenomeno dell'abbandono scolastico. La scuola pratese da decenni lavora contro la dispersione, ma per lavorare bene ed efficacemente contro la dispersione ci, vuole, ci vogliono anzitutto insegnanti, ci vuole personale. L'altra criticità sta nelle risorse finanziarie.